Questa sera, con il solito appuntamento per l'intervista pre-partita del basket, non parliamo con un giocatore, ma parliamo con uno che è stato giocatore e che giocatore. Se non conoscete la sua storia, e penso che siano in pochi, basta andare un attimo su Wikipedia e se avete un'oretta di tempo per leggerla tutta, forse anche più, riuscirete a capire la statura del personaggio che oggi è qui di fronte a me e che in questo momento, diciamo, fa parte dell'organico della Air Basket Termoli di Serie C unica di basket, e la squadra cittadina che tanto bene si sta comportando nel suo campionato, essendo seconda, mi sembra, a 2 punti dal Vasto, A 4 punti. 4 punti dal Vasto, sì, perché abbiamo recuperati 2 domenica scorsa che il Vasto ha perso, quindi diciamo che è un campionato d'alto bordo in classifica. Allora, Marco Micevic, scusami, sì, perché qui la pronuncia poi è diversa. Allora, origine serba, ma residenza in questo momento in italiano, oppure San Marino? No. No, San Marino, la residenza di San Marino è una questione Vabbè, burocratica, sì, non è un'altra un cosa. problema, è sapere comunque adesso tu sei di origine serba, questo è Esatto. chiaro. Origine serba, cittadinanza italiana, sono 30 anni che sono Allora, in Italia, vogliamo quindi. dire anche quanti anni hai adesso, perché sei giovanissimo, 34. 34 anni, pensate un po'. Lui, adesso quanti anni che hai smesso di giocare? L'anno scorso, L'anno praticamente un scorso, anno che non quindi gioco. fresco, fresco pensionato, tra virgolette, del basket, Esatto, giocando. Ecco, lui ha questo curriculum, ma a livello davvero di importanza notevole professionistica, prima anche con la Serie A dilettanti, con la Serie A professionistico, vi dico solo una squadra, l'Olimpia Milano, scusate se è poco, ma facciamocelo raccontare da lui, perché detta da me potrebbe sembrare una cosa un po' più ridotta, invece lui ce lo dice a voce sua. Allora, caro Marco, io mi alzerei in piedi perché ho davanti a No, me esagerato, un'istituzione del Michele. basket, veramente hai giocato a grandissimi livelli. Raccontaci un po' la tua storia cestistica. No. Ti ringrazio per le bellissime parole, un po' esagerato, però comunque ti ringrazio, fa sempre piacere. Ma io sì, sono nato in Serbia, mi sono trasferito nel 94 in Italia, ho fatto un pochino avanti e indietro nell'adolescenza, però poi dal 2004 in poi sono rimasto fisso in Italia per giocare a basket. Sono stato portato, tra virgolette, a Milano da Andrea Trinchieri, che è amico di famiglia, che in quel momento lì era il vice dell'Olimpia Milano. E da lì in poi ho fatto 20 anni di carriera, molto variegata, ho giocato in tutte le categorie, praticamente la Serie A, la Serie C, tra cui 3 anni all'Olimpia Milano, ho fatto Fortitudo Bologna, Mensana Siena all'epoca, Reggio Calabria, Roma, più di 20 squadre, insomma, una carriera, diciamo, molto colorata, variegata, ecco. Diciamo che hai conosciuto anche comunque un po' tutte le parti d'Italia, dalle Alpi Sì, alle Piramidi. ho giocato in 10 regioni su 20, Ah, quindi appunto. insomma più di 20 Qual è la regione che squadre. ti manca, dai? No, di quelle grandi la Sicilia, Ah, sì. Campania e Veneto, poi le altre più grandi le ho fatte tutte, alcune più piccole, tra cui il Molise con Termoli, un Certo. anno e mezzo fa, insomma. Il Molise è stata la tua ultima regione da giocatore, in pratica. Esatto, sì, è finita la mia carriera per un infortunio, proprio qui a Termoli, purtroppo. Un problema al ginocchio, il mio tallone d'Achille è il ginocchio, e la mia stagione da giocatore a Termoli è finita per un infortunio. Chiaro che poi sono rimasto ovviamente in buoni rapporti con l'ambiente, con la società, ho sempre detto che a Termoli si vive benissimo, io sto benissimo. Allora, un anno e mezzo dopo si sono creati i presupposti, insomma, per collaborare di nuovo, però in un'altra veste, insomma. Marco, ma sai che io comincio a convincermi di questa cosa, perché molte persone, anche fuori dal basket o anche in altri ceti e ambienti sociali, appena arrivano qui, stanno, fanno quello che devono fare, lavorano, fanno, e poi una volta che hanno smesso, non so perché, sarà per come dici tu, forse, non lo so, noi termolesi non lo sappiamo veramente spiegare questo arcano, però riescono a non muoversi più da questa città. Ma che cosa c'è, La secondo qualità te? della vita a Termoli è altissima. È vero che il termolese a volte non apprezza troppo, Questo è perché molti vero. termolesi sono spesso critici, però per Convengo. chi viene da fuori la qualità della vita a Termoli è altissima. Si sta benissimo, non manca niente, il centro storico è bellissimo, il centro, i servizi, c'è tranquillità. Io che sono cresciuto a Milano, c'è posto a parcheggiare sempre in qualsiasi momento del giorno. Quindi è naturale per un giocatore che vive una vita abbastanza caotica, girando parecchio, tornare lì dove è stato bene, dove ha trovato tranquillità, insomma.
La tua terra di origine è una di campioni di basket, perché sappiamo benissimo anche la famosa nazionale jugoslava di pallacanestro era qualcosa di incredibile. Poi, quando ancora la Jugoslavia era una nazione, diciamo, tutta una, poi dopo diviso per parti così, insomma, non contingenti allo sport, adesso sono tanti stati. Però io ricordo anche nel passato qui a Termoli si faceva d'estate un torneo estivo di pallacanestro femminile e venivano a giocare squadre dell'ex Jugoslavia. Mi ricordo una che era davvero fustissima, si chiamava Jugoplastica di Spalato. Ah, Jugoplastica di Spalato, certo. C'è ancora qualcosa che esiste o non c'è? No, Spalato, la squadra esiste ancora. Sì. Jugoplastica ha vinto la Coppa dei Campioni, l'Eurolega di adesso, 3 volte di fila. Sì, è sicuramente uno dei gioielli, certo, dell'ex Jugoslavia del basket. Ma anche a livello femminile era fortissimo. Sì, a livello femminile e maschile, ma la pallacanestro dalle nostre parti è poco meno di una religione. Ecco, appunto, è uno sport quasi nazionale, insomma. Assolutamente nazionale, sì. senza ombra di dubbio. Cioè, viene anche prima del calcio. Prima del calcio, ma parecchio anche. Parecchio. Sì, quindi voglio dire, c'è anche la questione genetica. La nostra gente è mediamente un pochino più alta, un po' più, diciamo, per rispetto. Ci siamo verificati all'inizio di dire quanto sei alta. 2,1 metri, sì. Diciamo sei normale. C'è anche di più. C'è di più. Vabbè, comunque, sì, questo è anche vero, perché lo stesso fisico può portare a scegliere determinate discipline sportive. Esatto, è difficile che una persona di 2 metri provi a giocare a calcio, per esempio, no? Anche perché sarebbe molto impacciato nei movimenti, probabilmente. Esattamente. Mentre col basket è tutta un'altra cosa, si usano le mani. Poi, ecco, a Termoli, diciamo, adesso tu ricopri invece un ruolo di manager in sostanza, sì. Cioè ti occupi di tutta l'organizzazione delle partite, delle trasferte, insomma, che cosa fai proprio di preciso? Sì, diciamo, ufficialmente team manager, a me piace pensare al mio ruolo come un ruolo di factotum, nel senso che do una mano in qualsiasi reparto ci sia bisogno. Dalla parte tecnica, la presenza degli allenamenti, la parte logistica, la parte in ufficio, burocratica, adesso con la riforma del lavoro dello sport anche la mole di lavoro è considerevole, quindi mi sono messo a disposizione per, diciamo, per fare qualsiasi cosa serva a un corretto funzionamento, insomma, di tutte le attività della squadra. Anche per una squadra che, anche se Serie C, comunque ha bisogno di organizzazione, ha bisogno di persone, perché debbono indirizzare in un certo qual modo l'andamento anche della stagione stessa. Ma io non credevo, Michele, io non credevo veramente che ci fosse così tanto lavoro. Ti dico, dopo 20 anni quasi di carriera senior, non mi immaginavo quanto lavoro c'è dietro le quinte, insomma, per portare avanti una squadra. Sono rimasto sorpreso, però è anche stimolante, interessante. Certo, anche perché poi ti porta a conoscere tante situazioni nuove, tante dinamiche nuove, esatto. E anche persone che magari prima non, tu giocando pensavi solo a giocare, esatto, e il resto, esatto, non ti interessava. Esatto, esattamente. Quindi è così, è un lavoro importante anche a questi livelli, perché comunque non è semplice tenere tutto in ordine e devi stare attento a quello che è, a qualsiasi, anche particolare, mi sembra di dire. Assolutamente, sì. Ma senti, tornando un attimo indietro, come avvenne e per quale motivo avvenne il tuo trasferimento dopo altri campionati a approdare a Termoli? Per mezzo di cosa? Per conoscenze, amicizie o quant'altro che conoscevi? No, una semplice operazione di mercato abbastanza... Con i procuratori che... Esattamente, magari... sì, esattamente. Non conoscevo, devo dire la verità, benissimo la piazza di Termoli. Mi hanno parlato che si stava bene un po' di giocatori che ci sono passati. Ho avuto solo... opinioni positive sulla società e sulla città anche, e non ci ho pensato 2 volte, ho parlato con Marico, ho parlato con Basso, mi è piaciuto quello che mi hanno detto, mi è piaciuta la struttura, mi è piaciuta l'ambizione, e non ci ho pensato 2 volte, è durata pochissimo la trattativa, diciamo, non ci hanno messo molto a convincermi. Ecco. Beh, questo ci fa piacere, nel senso che abbiamo avuto anche la tua disponibilità qui a Termoli, non è male. Dopo tutto quello che sei stato tu per il basket. Bene, quindi Basso è stato un trait d'union anche di questa intervista, che ha voluto fortemente, perché dice incontra Marco perché Marco ha tante cose belle da raccontarci. Ah, grazie. Quindi era già in programma, comunque io poi ho solo accelerato l'iter burocratico per poterla fare. Di campioni di basket, perché sappiamo benissimo anche la famosa nazionale jugoslava di pallacanestro
era qualcosa di incredibile. Poi quando ancora la Jugoslavia era una nazione, diciamo, tutta una, poi dopo diviso per fatti così, insomma, non contingenti allo sport, e sì, sì, sì. Adesso sono tanti stati. Però io ricordo anche nel passato qui a Termoli si faceva d'estate un torneo estivo di pallacanestro femminile e venivano a giocare squadre dell'ex Jugoslavia. Mi ricordo una che era davvero fustissima, si chiamava Jugoplastica di Spalato. Ah, Jugoplastica di Spalato, certo. C'è ancora qualcosa che esiste o non c'è? No, Spalato, la squadra, sì, esiste, vabbè, ancora. Spalato, sì. Jugoplastica ha vinto la Coppa dei Campioni, l'Eurolega di adesso, tre volte di fila, sì, è sicuramente uno dei gioielli, certo, dell'ex Jugoslavia del basket. Ma anche a livello femminile era fortissimo. Sì, sì, a livello femminile e maschile, ma la pallacanestro dalle nostre parti è poco meno di una religione. Ecco, appunto, è uno sport, quindi, quasi nazionale, insomma. Assolutamente nazionale, sì. senza ombra di dubbio. Cioè, viene anche prima del calcio. Prima del calcio, ma parecchio anche. Parecchio. Sì, sì, quindi moltissimo. Voglio dire, c'è anche la questione genetica. La nostra gente è mediamente un pochino più alta, un po' più, diciamo, predisposta. Ecco, ci siamo dimenticati all'inizio di dire quanto sei alta. 2,1 metri, sì. Diciamo sei normale. C'è anche di più. C'è di più. Vabbè, comunque, sì, questo è anche vero, perché lo stesso fisico può portare a scegliere determinate discipline sportive. Esatto, è difficile che una persona di 2 metri provi a giocare a calcio, per esempio, no? Anche perché sarebbe molto impacciato nei movimenti, probabilmente. Esattamente. Mentre esatto. Col basket è tutta un'altra cosa, si usano le mani. Poi, ecco, a Termoli, diciamo, adesso tu ricopri invece un ruolo di manager in sostanza, sì, sì, sì. Cioè ti occupi di tutta l'organizzazione delle partite, sì. Trasferte, insomma, che cosa fai proprio di preciso? Sì, diciamo, ufficialmente team manager, a me piace pensare al mio ruolo come un ruolo di factotum, nel senso che do una mano in qualsiasi reparto ci sia bisogno. Dalla parte tecnica, la presenza degli allenamenti, la parte logistica, la parte in ufficio burocratica, adesso con la riforma del lavoro dello sport anche la mole di lavoro è considerevole, quindi mi sono messo a disposizione per, diciamo, per fare qualsiasi cosa serva a un corretto funzionamento, insomma, di tutte le attività della squadra. Anche per una squadra che, anche se Serie C, comunque ha bisogno di organizzazione, ha bisogno di persone, perché debbono indirizzare in un certo qual modo l'andamento anche della stagione stessa. Ma io non credevo, Michele, io non credevo veramente che ci fosse così tanto lavoro. Ti dico, dopo 20 anni quasi di carriera senior, non mi immaginavo quanto lavoro c'è dietro le quinte, insomma, per portare avanti una squadra. Sono rimasto sorpreso, però è anche stimolante, interessante. Certo, anche perché poi ti porta a conoscere tante situazioni nuove, tante dinamiche nuove, esatto, e anche, sì, persone che magari prima non, tu giocando pensavi solo a giocare, esatto, e il resto, esatto, non ti interessava. Esatto, esattamente. Esatto. Quindi è così, è un lavoro importante anche a questi livelli, perché comunque non è semplice tenere tutto in ordine. Devi stare attento a quello che è, qualsiasi, anche particolare, mi sembra di dire. Assolutamente, sì. Ma sì. Senti, tornando un attimo indietro, come avvenne e per quale motivo avvenne il tuo trasferimento dopo altri campionati a provare a Termoli? Per mezzo di cosa? Per conoscenze, amicizie o quant'altro che conoscevi? No, una semplice operazione di mercato abbastanza... Con i procuratori, sì, che... Esattamente, magari... sì, esattamente. Non conoscevo, devo dire la verità, benissimo la piazza di Termoli, mi hanno parlato che si stava bene, un po' di giocatori che ci sono passati, ho avuto solo opinioni positive sulla società e sulla città anche, e non ci ho pensato due volte, ho parlato con Marrico, ho parlato con Basso, mi è piaciuto quello che mi hanno detto, mi è piaciuta la struttura, mi è piaciuta l'ambizione. E non ci ho pensato due volte, è durata pochissimo la trattativa, diciamo, non ci hanno messo molto a convincermi. Ecco. Beh, questo ci fa piacere, nel senso che abbiamo avuto anche la tua disponibilità qui a Termoli, non è male, dopo tutto quello che sei stato tu per il basket. Bene, quindi Basso è stato un trait d'union anche di questa intervista, che ha voluto fortemente, perché dice... incontra Marco perché Marco ha tante cose belle da raccontarci. Ah, grazie. Quindi, ma era già in programma, comunque io poi ho solo accelerato l'iter burocratico per poterla fare subito. Quindi a me fa molto piacere averla fatta e farla in questo momento. Grazie. Allora, la squadra quest'anno era partita benissimo, poi c'è stato quelle 2-3 partite all'inizio d'anno, l'effetto panettone,
che hanno un po' fermato un po', però dopo si è ripreso alla grande e sta andando alla grande. Esatto, sì. Non siamo riusciti ad allenarci al completo a dicembre e abbiamo pagato le conseguenze. L'effetto panettone c'è sempre, c'è chi lo soffre di più, chi di meno. Noi per un insieme di circostanze non siamo riusciti ad avere continuità, certo. E purtroppo non si può lasciare nulla al caso. Paghi sempre. Quando non riesci ad allenarti bene con continuità, purtroppo questa cosa può sfociare in sconfitte inaspettate. Certo, ma bisogna anche riconoscere che poi c'è una squadra, il Basto, che comunque, anche quando è venuta qui, insomma, ha dato dimostrazione di essere anche forte come squadra. Assolutamente, però... sì, Basto è un'ottima squadra, una bella squadra. Adesso sono avanti, hanno dimostrato finora di essere più concreti, più solidi di noi. Chiaro che poi il campionato poi si vince a maggio, certo. Però insomma il massimo rispetto per quella squadra. Nel 2021-22 hai finito di giocare? 21-22. Sì. L'anno scorso ho accarezzato l'idea di riprovare dopo l'infortunio, però poi mi sono allenato un po'. Ti sei dovuto anche operare per caso? Sì, mi sono operato, un distacco della cartilagine. Sì. E poi i vostri fisici, poi che sono anche grossi, per riprendere bene in questo tipo di infortuni è anche un po' più difficoltoso. Sì, poi nel mio caso mi sono rotto il crociato a 17 anni, quindi abbastanza giovane. E se non recuperi bene in quel periodo, il corpo è sempre asimmetrico e alla lunga si usura in diversi punti. Quindi... Chi era il coach in quel periodo? Aspetta, fammi ricordare. Mike Del Vecchio. Sì. Bene, questo quindi purtroppo quando capitano queste situazioni a un certo punto uno deve fare anche delle scelte. Tu hai dovuto scegliere questo perché hai capito anche come rispondeva il tuo fisico che forse non era più il caso di continuare a martoriare una parte del tiro per poi magari peggiorare la situazione, no? Sì, beh, ho fatto, diciamo che non posso essere soddisfatto della mia carriera, ho fatto di tutte le categorie, ho vinto campionati, ho vinto coppe, ho fatto stagioni da protagonista, ho visto la Serie A. A 33 anni sono arrivato che se il mio ginocchio non mi permette di giocare sereno, era il momento di abbandono. Enrico Sabetta, l'arbitro del Molisetto, ha detto tre cose, te lo dico, poi potrai anche andarla a ringraziare se vuoi. Ha detto, l'ho arbitrato tantissime volte e non ho trovato quasi mai un giocatore così educato serio come Marco Micevic. grazie, sempre la pronuncia che non ti preoccupare. Quindi ne abbiamo parlato di questo e mi ha detto queste cose di te, ma non c'era bisogno di dirlo perché lo vediamo anche noi personalmente. Siamo contenti di avere rapporti di lavoro in questo senso, con i rapporti con i media, con voi è davvero importante anche questo, perché anche questo serve più che altro per promulgare meglio anche l'attività stessa che fate voi. Certo. La stima è reciproca. Certo, indubbiamente, non c'è nessun dubbio in questo. Allora Marco, qual è il ricordo più bello delle tue vittorie, delle tue... Qual è proprio la vittoria che ricordi meglio, che ti sta più a cuore di tutte quelle che hai vinto? Allora, sicuramente non ho dubbi, il campionato vinto con la Fortitudo Bologna, campionato di B1 per salire in A2. Chiaro che non devo neanche stare qui troppo a descrivere l'ambiente che c'è a Bologna, voglio dire, c'erano 4-5 mila persone anche al palazzetto, Paladozza, tutte le domeniche, pure in B1, la Fossa dei Leoni, sono tutte cose che sappiamo tutti. E quell'anno io sono arrivato in corso, ero uno dei giovani che stava producendo di più, con coach Finelli. La squadra di B1 era praticamente una corazzata, con Malaventura, Cittadini, Davide Lamma, Silvio Gigena, Leandro Muro. Sono arrivato in corsa con l'obiettivo di vincere, abbiamo vinto la Coppa e il campionato, siamo stati promossi vincendo gara 5 della finale contro Forlì allo scadere, con un tiro di un canestro di Matteo Malaventura allo scadere, davanti a 6-7 mila persone a Forlì. Io giocai una discreta gara 5 pure, quindi ho senza dubbio il ricordo più bello della mia carriera. Bene, allora adesso ti stai così, un'ultima cosa. Ma la tua famiglia vive, hai familiari qui con te o sei solo? La mia famiglia vive a Belgrado, ci siamo un pochino separati, cerchiamo di vederci il più possibile. Ma tu sei sposato?
No, 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 sei, no, sei, no, sei signorino, insomma. Sei no, no, sono fidanzato, ma non, fidanzato, sono, non, sono, non sono sposato. Beh, no, no, è giusto per così. Ci siamo separati con la famiglia, col nucleo familiare, praticamente nel 2004. Io ho fatto la scelta di venire, di tornare in Italia e ottenere la formazione per poter giocare anche nelle, in tutte le categorie da italiano. Ma nel periodo della famosa guerra che c'è stata nella... Dal 90 al 95, sì, ero lì, ero piccolo, non mi ricordo bene. Ah, sono stato a Belgrado nel 99 durante i bombardamenti, quelli anche... Certo. Tant'è che poi ci siamo spostati in Italia. Per un bambino, figurati. Sì, è stato, importante, è stato che comunque... un ricordo spiacevole. Queste sono le cattiverie degli uomini che sono... di tutte le parti, non solo dalle parti vostre, che anche qui non è che scherziamo. Esatto. Bene, allora Marco, io ti ringrazio per questa bella e lunga chiacchierata che abbiamo fatto, ci hai fatto conoscere un po' meglio il tuo personaggio, anche se, ripeto, se volete saperne di più, sapete dove andare, Wikipedia vi racconta vita e miracoli sportivi e non di Marco Micevic, sempre con questa scusami, non ti preoccupare, quindi niente, grazie di cuore, in bocca al lupo per il tuo lavoro, in bocca al lupo mille, per tutto, anche al di fuori del basket, e ci vedremo sempre qui sui parchi della palazzina, assolutamente, grazie, bocca al lupo Marco Crepi, grazie.